Everybody. Ciao a tutti e a tutte, io sono Sofia e sono tornata con le orecchie da gatto. Oggi sono qui per fare un video assaggi da queste, che sono Pringles. Sono costate 3,60 euro e niente, sono delle Pringles al gusto di cheeseburger. Troppo di panino di McDonald's. Appena lo mangi, appena le assaggi, proprio ti sembrano normalissime, però tu poi le mastichi e sono davvero buone. Niente, mi piacciono, è un voto da 0 a 5 do 3. Poi passiamo a una cosa davvero bellina, però carina. Non so come si pronuncia questa marca, che è tipo REESE apostrofo S, tipo Reese. La finale è buonissima. Allora, come voto gli do 4, è buonissimo. È praticamente un cioccolatino piccolino, però è buonissimo. Allora, c'è tipo cioccolato al latte e poi c'è tipo cioccolato del latte, dentro c'è un qualcosa che sa di M&M's ed è troppo buono. E sotto tipo c'è di nuovo cioccolato al latte, è troppo buono, e come voto da 4. Queste patatine qui che ho pagato 2,90 euro. Sono delle patatine normalissime, però delle patatine alla salsa barbecue, hanno la forma della pasta. Sono di una croccantezza unica e sono buonissime. Sono la salsa barbecue e si sente perché è molto piccante, però sono croccantissime e queste le rende buonissime. E io do 3,5, sì, quasi 4. Sono costate 2 euro. L'odore è di caramella, non quella blu. Mio Dio, questa blu è buonissima. Cioè, mi è capitato mango. Questa è buonissima. Quelle che non mi hanno dato maggiore soddisfazione sono le alla fragola, con la kiwi lime. Vediamo le caramelle Skittles. Ok, alle Skittles do 4,5, davvero love. Il mio gusto preferito sono pineapple passion fruit, quindi quella blu e quella gialla, banana. L'ultima cosa non è importante è questo qui, migliore o mini, credo che siano semplicissime, meglio, però non so.
detto che io amo gli Oreo, cioè il Dio gridare il zero perché sono sempre un sissimo Oreo. Ho detto che io amo gli Oreo e allora un'altra cosa che abbiamo comprato è questa qui. Dovrebbe essere una più grande alla fine. Yeah.